Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Il prodotto che vogliamo presentarvi oggi, o meglio, darvi le caratteristiche del prodotto che avremo intenzione di prendere più avanti, è già in ordine, ma siccome ha avuto un successo veramente enorme, se tutto va bene lo potrete avere da metà luglio in poi. Le prime consegne sono state effettuate da più o meno metà aprile, però visto il grande successo si è slittati molto più avanti per quanto riguarda le consegne. Stiamo parlando di che cosa? Dell'Eco Show 10 di terza generazione. Per le caratteristiche aspettate un attimo e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e magari mettere anche un mi piace. Però per adesso Marco lanciamo la nostra sigla! Partiamo con le caratteristiche di questo prodotto. I più maliziosi diranno, cosa avete fatto? Avete preso uno schermo da 10 pollici e lo avete collegato praticamente a un Eco Sub. C'è da dire che questo prodotto potrebbe anche sì essere l'unione di questi due prodotti, ma ha parecchie caratteristiche che portano una ventata fresca all'interno del mondo Eco Show e adesso andiamo a vederle. Partiamo dalle dimensioni di questo prodotto, alto 23 cm per una larghezza di 25 cm e il diametro del sub posto dietro è di 17 cm. Tutto questo fa sì che il peso arrivi a 2,5 kg, un peso abbastanza importante che ormai rende questo prodotto un prodotto stanziale. Vi consigliano di metterlo in una zona abbastanza centrale della stanza perché, come vedremo dopo, è dotato anche di un motore brushless all'interno che permette di seguirvi. Quindi la rotazione di quasi 360 gradi in questo caso viene sfruttata al massimo posizionandolo al centro della stanza. Display naturalmente touchscreen da 10,1 pollici con una risoluzione in alta definizione di 1280x800 pixel. Lo schermo potrà essere girato e ruotato manualmente e presenta una bordatura classica degli Eco. Un'altra caratteristica di questo prodotto è che lo schermo può essere ruotato verticalmente solo in maniera manuale, mentre invece per quanto riguarda il movimento sull'asse orizzontale può essere fatto sia manualmente, quindi potete piazzarlo voi da qualche parte, sia automaticamente grazie al motore brushless, come detto prima, che vi seguirà in tutti i vostri movimenti. Il display risulta molto luminoso e pertanto perfetto per essere utilizzato anche in condizioni di forte luce, non dà alcun problema di riflessi. Nella parte alta del prodotto troviamo i classici tasti di disattivazione dell'audio, il tasto più e meno per il volume e dopodiché spicca veramente tanto il copriobiettivo. Cosa molto evidente, fatta apposta per quanto riguarda la privacy, in modo tale che voi sappiate in qualsiasi momento se il vostro obiettivo è coperto o scoperto. Colorazioni disponibili sono sempre le classiche, bianco ghiaccio e antracite. Altra cosa importante per quanto riguarda Amazon è che per poter realizzare questo prodotto ha utilizzato dei materiali di riciclo, quindi anche la sostenibilità e la parte eco di questo prodotto è stata tenuta in grande considerazione. Eco Show 10, grazie al suo motore brushless, che rende questo prodotto completamente diverso da quelli presentati fino ad oggi nella gamma di Amazon, consente di seguirvi, se volete, naturalmente attivando la relativa funzione, sempre con una rotazione di quasi 360 gradi, seguendo il suono della vostra voce e spostamenti anche fisici minimi. Quindi questa è un'ottima funzione per dare la possibilità di capirvi bene innanzitutto, anche col classico comando che si dà per attivare il nostro assistente vocale, lui ruoterà seguendo la direzione della vostra voce. E non solo, oltre alla parte video, anche la parte audio vi seguirà, perché nel momento in cui ruota verso di voi, se per esempio state ascoltando della musica, la parte audio, che dopo entreremo di più nello specifico, verrà sempre proiettata verso l'utente. Un ulteriore punto di forza di questo prodotto è la fotocamera da ben 13 megapixel. Questo consente naturalmente una qualità d'immagine superiore rispetto a tutti i prodotti che sono arrivati fino ad oggi sul mercato e durante le chiamate non correte rischi di uscire fuori dall'inquadratura, in quanto appunto il motore brushless, come spiegato prima, vi continuerà a seguire mantenendo il soggetto sempre ben centrato. Per poi dopo essere anche coadiuvati dalla funzione zoom e panoramica,
che implementano ancora di più le potenzialità durante le videochiamate. Altra grande novità è l'introduzione delle videochiamate di gruppo, dove potranno partecipare fino a 7 utenti, naturalmente grazie alla funzione drop-in, collegandosi o con altri dispositivi che supportino questa funzione, quindi altri Echo Show 10, o tramite l'app. Per quanto riguarda il comparto audio, Echo Show 10 ci offre un audio stereo 2.1. All'interno troveremo tre altoparlanti, un woofer da 3 pollici e due tweeter da 1 pollice posizionati poco sotto lo schermo. La qualità del suono è elevata. Il suono che esce dalla cassa avvolgerà l'ambiente, regalando all'utente una sensazione immersiva. Grazie al suo display da 10 pollici, tranquillamente Echo Show 10 può essere posizionato per esempio in cucina, andando a sostituire il classico piccolo televisore che quasi tutti hanno praticamente. Questo comunque se siete degli estimatori di fiction piuttosto che serie TV o film. Perché avrete la possibilità di guardare le vostre belle serie su Netflix per esempio. O Amazon Prime. Naturalmente anche questo compatibile col protocollo Zigbee. Grazie alle funzioni del motore brushless che abbiamo visto prima, il nostro Echo Show 10 si trasforma anche in un sistema di videosorveglianza, in quanto dovesse esserci un rumore, andrà a seguire questo rumore e inquadrerà chi lo sta facendo, quindi un eventuale ladro verrebbe subito inquadrato. L'unica cosa è che per motivi di privacy non vengono salvate le registrazioni su un cloud, ma possono essere solo visualizzate in diretta. Per motivi di privacy, sempre Amazon è stata attenta, dando la possibilità anche di disattivare sia il comparto telecamera che il comparto audio. E inoltre la funzione di follow può essere disattivata andando a dare o un comando vocale o dall'app o dal dispositivo stesso. Arriviamo alle note dolenti, tra virgolette, di questo prodotto. Certo è, se non è il primo Echo Show che avete, vi consigliamo sicuramente l'acquisto. Se è il primo, magari rimanere un attimino sul 5 o sull'8 è la scelta più adeguata per un utente neofito. Soprattutto l'8 di seconda generazione offre più o meno le stesse caratteristiche, tranne naturalmente il comparto audio. E tranne il movimento che vi segue. Esattamente. Però diciamo che se è da mettere sul comodino è già comunque un ottimo prodotto. Non perdiamoci in chiacchiere, il prezzo, Marco? €249,99. Però ci teniamo a dire che €249,99 possono sembrare tanti, ma per un prodotto come questo, soprattutto se avete come Marco un Echo Show 5, notate molto la differenza rispetto alle versioni precedenti. Certo, sono valutazioni da fare e di sicuro, ripetiamo, come primo acquisto è molto importante, quindi meglio orientarsi su dei modelli un po' più basici. Anche poi perché ci sarà sempre il tempo. Certo, ma anche perché comunque avete la possibilità di decidere se è un prodotto che fa per voi o vi basta magari un Echo Dot semplicissimo. Vi lasciamo intanto qui sotto il link in descrizione per poter andare ad effettuare l'acquisto. Per quanto riguarda i tempi di consegna, abbiamo appena visto, si parla del 13 luglio. E per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!